and I'm no snitch, but I can tell you she's a bitch. Ciao ragazzi e ciao ragazze, scusate la grafica che è ritornata come eravamo prima e scusate la poca luce, ma ci tenevo a fare un video e quindi ho detto vabbè, anche se è tardi, anche se non c'è più luce, non è tardi perché sono 6:30, però non c'è luce, quindi mi sono un po' arrangiata, ho messo la mia solita bioasure dietro la webcam e sono in versione casa come potete vedere. E però ci tenevo a farvi un video, ho detto vabbè, facciamolo e niente, vi volevo far vedere giusto delle cose che ho ricevuto tra il San Valentino, uno scambio e due cosine che ho acquistato. Volevo aspettare venerdì in realtà perché dovrei fare un altro piccolo acquisto, diciamo, in centro, però ho detto vabbè, casomai lo divido in due parti, vi faccio vedere adesso queste cosine e poi venerdì un'altra cosine. Non sono niente di che, non è proprio make up, però vi faccio vedere quelle mie, i miei acquisti sicuramente. Non so se lo sapete, ma ho anche aperto un blog, quindi vi linko qui sotto il blog. Non ho ancora scritto molto, ho scritto solo due post, però diciamo che spero di poter essere più presente sia sul web sia sul blog, sicuramente farò di tutto per esserci. Ma iniziamo subito. Allora, quello che ho ricevuto come regalo di San Valentino è qualcosa di spettacolare. Ho fatto un'anticipazione sia su Instagram che su Facebook mostrando la foto, quindi se avete Instagram o Facebook iscrivetevi, vi linko qui sotto comunque tutti i miei contatti. Allora, intanto questa è la busta. Allora, praticamente ho ricevuto, la Naked 3. E mettiamo in chiaro che lo sapevo già perché il mio ragazzo sì che è bravo tutto quanto, ma a meno che non glielo dico specificamente quello che voglio, specificatamente quello che voglio, non è che prende di sua iniziativa e mi regala trucchi, cioè glielo devo dire, gli devo dire cosa voglio, quale, perché, eccetera eccetera, più o meno. Questo me l'ha acquistato, ero io presente, quindi siamo andati insieme da Sephora, mi ha detto prendi quello che vuoi, scegli. E io mi sono voluta prendere questa, anche se mi piacevano, ero indecisa con le altre due, però alla fin dei conti mi sono detta vabbè, bene o male quei colori più o meno ce li ho in mono, per capirci, e invece i toni sul rosato non ne avevo, così ho pensato di prenderlo. E vabbè, ve la apro, anche se comunque sia oramai la... sapete a memoria, immagino, cioè come vedete esce fuori anche il dove ci è, vediamo se riesco, questo, dove ci sono i vari primer potion in bustina, cosa che mi ha reso davvero tristissima, cioè vai a vedere la prima, c'è la mini size di primer potion, vai a vedere la seconda, c'è la mini size del lucidalabbra, la terza niente. Va bene, e niente, poi la so la palette, che comunque sia, la conoscete, non ve la sto, ve la mostro così e basta, perché tanto sono sicura, sono certa che l'avete già vista. Poi, perché non è finita, stranamente non è finita, è stato generosissimo quest'anno e mi ha regalato anche un rossetto MAC. Vediamo un po' se riesco, eccolo qua, vedete Frost, per tutti i finish, tutto quanto, vi linko qua sotto un articolo, diciamo, un post del blog di Eleonora Manni, lei lo spiega davvero, davvero bene e vi fa, e
capite le diversità, perché io, per esempio, sono una ciofeca, non avevo capito le diversità dei finish dei lipstick. Allora, questo si chiama Crème de la Femme. Si vede? Penso di sì. Crème de la Femme, vi faccio vedere ovviamente la colorazione. Questa qui, bellissima. Io li ho provati, ci giuro, perché ero lì, ci giuro. L'ho provati, ero indecisa, volevo prendere un tono sul rosa perché il rosso non lo uso spesso, cioè so che è famosissimo il Ruby Rose, so che ce ne sono tantissimi belli, però mi sono detta ne voglio prendere uno che userò Tutti i domani per giorni. uscire. Ve lo mostro, swatch, swatch, swatch. Ok, è questo qui. Ok, magari riesco a inquadrarvelo come si deve. Ok, spero si veda bene. Sì, bellissimo, mi piace da morire. Scelto io, quindi sì, è il mio primo rossetto MAC. E sono stata stupida perché non ho chiesto alla commessa di darmi un campioncino. Quindi quelli della MAC non hanno giustamente, come dire tu, ridicola che prendi solo un rossetto, non ti daremo niente, giustamente non mi hanno dato niente. A parte, ciao, ho preso il rossetto e basta. Invece dei campioncini che mi ha dato Sephora, anche lì si sono sprecati. E è stato questo profumino di Fendi. L'acqua rossa che io ho, perché no, forse no, non è, no, mi sono confusa, non ce l'ho, però comunque l'acqua, due profumini, questo e manifesto di Yves Saint Laurent. Non lo so, a me non mi quadra sta cosa di questi campioncini, cioè non lo so, bah. Fatto sta che non mi ha soddisfatta né uno né l'altro. Cioè, uno vai a acquistare una cosa e ti regalano campioncini di profumo, l'altro neanche ti caga minimamente. Boh. Poi ho ricevuto in premio, ho vinto un premio giveaway nel canale di English Rose Makeup e vi linko il suo canale qui sotto. E è stata davvero davvero carina. In palio c'erano della Yankee Candle, però lei, carinissima Elena, ciao tesoro, mi ha mandato anche altre cose. Allora, queste sono le, le ho tutte lasciate impacchettate, come vedete qua il pacchettino. Ho aspettato pazientemente per potervelo mostrare. Allora, abbiamo queste tre Yankee Candle, eccole qui. Questa qui al caramello, questa qui alla vaniglia chai, c'è scritto. La sento speziata, non vuole dire una cavolata, però la sento speziata, quindi sarà vaniglia mischiata a qualche spezia. E la sugar ed apple, la mela zuccherato, quindi ho vinto tre Yankee Candle e la carinissima Elena mi ha mandato anche un campioncino della Lush, voglio la luna, e io ho già annusato, che è questo qui, cusula, boh, buonissimo, molto buono, mi viene in mente la cingomma. Quelle che sta, sapete le rotelle che stavano nella scatola? Mi vengono in mente quelle. E mi ha mandato due campioncini di profumo. Questo Flower in the Air Kenzo e questo Fendi Fendi. Eccolo qua. Quindi, cioè, è stata tenerissima, oltre che bellissimo. Un bacione Elena, guarda che carino! Penso l'abbia fatto lei.
Bello, bello, bello. Ok, mettiamo tutto dentro perché sennò rischio di far danno. Poi, come sapete, sono iscritta alla pagina Scambio e ho fatto uno scambio con una ragazza. Io gli ho dato da provare una crema della Yves Rocher e lei mi ha dato, io volevo provare perché sono molto curiosa dei prodotti fitocose. Lei aveva il tonico al propolis e lei, eccolo qua, tonico al propolis fitocose, e lei gentilmente me ne ha mandato, guardate quanto, cioè davvero tanto. E sono contenta che me l'abbia mandato perché così evitavo anche di acquistare il full size, perché ha un odore nauseabondo, nel senso. Mi faccio vedere la mia faccia. Cioè, no, nel senso, il propolis, ovvero si sente una sniffata intensificata per mille di miele. Cioè, davvero è molto nauseante su questo punto qui. Cioè, a me piace il dolce, mi piace la profumazione dolci, però questo sinceramente è davvero davvero troppo dolce e per fortuna mi ritengo fortunata di aver potuto provarlo, così ho evitato di sprecare soldi, perché sono anche prodotti piuttosto costosi della Fitocose, poi ci sono tempi di lavorazione piuttosto lunghi, quindi sono contenta di averlo provato. E non riesco, cioè ora lo sto utilizzando, però riesco a fatica a utilizzarlo perché appunto senti proprio tanto tanto il miele anche in faccia, cioè davvero. E carinissima, gentile, mi ha mandato anche questo ombretto in polvere. Questo, aspetta, ecco qua. Che è questo colore proprio come lo vedete scuro, tipo marrone. E di sample. Polvere minerale Daft Cosmetic. Non l'ho ancora provato questo, non so dire, cioè non l'ho ancora utilizzato, quindi non so dirvi come mi stia o se lo acquisterei, ma vi faccio sapere. Comunque, per dire che è stata gentilissima. Io purtroppo ho pochi prodotti e pochi campioncini, cioè non pochi, non ne ho campioncini, quindi non ho potuto abbondare, perché solitamente quando regalo qualcosa o scambio qualcosa mi piace metterci anche i campioncini, qualche regalino in più che possa sorprendere, quindi mi spiace solo per questo. Poi i mini acquistini che appunto volevo mostrarvi, che non sono chissà quali acquistini di chissà che cosa. Allora, sono andata da Acquestapone, ho approfittato di alcune offerte, ho preso innanzitutto i fazzoletti Scottex, questi hanno tre colori all'interno, diversi colori, e sono 12 pacchetti e 4 veli, e l'ho pagati 99 centesimi, c'era l'offerta di 99 centesimi. Li ho acquistati perché sinceramente io di fazzoletti non ne avevo più, li avevo finiti, me le ero fatte a prendere un qualche pacchetto, cioè il mio ragazzo aveva preso un pacco ma l'aveva pagato 2 euro e qualcosa, 2,50 euro, e se le presi la maggior parte, ma va lasciato giusto con due pacchetti. Ho detto vabbè, ho capito. Ho acquistato direttamente uno conveniente. Poi, siccome mi stanno finendo, cioè mi stanno finendo, cerco sempre di approfittare delle offerte per mettermi, diciamo, in riserva le cose che non ho più, tipo le salviette, quelle che uso, le salviette così, per farvi capire che si vendono così. Non ne avevo più, a parte quelle che sto utilizzando, ho detto va bene, prendiamo uno così se finisce. E non ho trovato quelle in offerta che volevo prendere io, che erano a 99 centesimi della Foxy, mi pare, sempre, o della Scottex, uno dei due. E ho trovato solo questi qua della Pura, giustamente al contrario, e che costavano 79 centesimi. L'unica pecca, che sì, sono 100 fazzoletti, però sono due veli, esattamente come quelli dell'Isere, quindi saranno più leggeri, però vabbè, per l'uso che ne faccio io va bene. Poi ho acquistato sempre dall'Acquasapone l'offerta che più mi piaceva,
premeva prendere era questo del balsamo al karité dei provenzali, e costato 2,45 euro e c'era lo sconto. Siccome io lo shampoo di questo stesso al karité, ne ho voluto approfittare e ho detto vabbè, prendiamo anche il balsamo, così almeno appena mi finisce quello shampoo e balsamo che non sopporto più, potrò utilizzare la stessa linea. L'ultima cosa acquistata dalla Lidl, in cui ho intenzione di riandarci perché non c'era quello che realmente mi interessava, sono stati il cotone della Isere, perché non ne avevo più. Cioè, ne ho giusto da utilizzare adesso, ma mi mancava il mio rifornimento. Allora, con questo finito, però intanto volevo appunto dirvi che venerdì farò altri acquisti, piccoli acquisti. Ho scaricato, per chi non lo sapesse, la Vodafone ha messo in offerta che chiunque faccia una ricarica di 10 euro può usufruire di un buono sconto dall'OVS di 5 euro. Buono sconto OVS significa Essence, almeno per me, quindi sicuramente appena posso andrò dall'OVS per poter usufruire dello sconto di 5 euro, se posso venerdì. E in più mi sono stampata anche un campioncino gratuito della Dermo qualcosa della Vichy, il nuovo fondotinta che pubblicizza ogni video. Se voi vedete video, all'inizio c'è sto tizio tutto tatuato che poi viene ricoperto dal fondotinta e sembra realmente la sua pelle. E c'era scritto appare a fianco da questo lato o da questo lato, appare e ricevi il campioncino gratuito. Io ho stampato e ora dovrei andarlo solo a ritirare. E poi pensavo di andare a prendermi degli stivaletti che mi ha regalato il mio suocero. Sì, e niente, fare un passo se riesco da, come si chiama? Tiger. Non ci sono mai stata e volevo andarci con una mia amica. Niente, questo video sta diventando davvero lungo, come al mio solito mi metto a sproloquiare. E niente, ci vediamo domani. Domani sicuramente registrerò e sarò in condizioni più pietose e truccata magari con il rossetto, con i trucchi che mi ha regalato il mio ragazzo, così almeno vediamo come mi stanno. Vi mando un bacione, vi saluto.